Buongiorno a tutti, sono Federico Del Rosso, architetto e designer. Dirigo il mio studio che porta il mio nome, che è un gruppo di selezionato di figure multidisciplinari, dall'architettura al design. Ci occupiamo sostanzialmente a 360 gradi di architettura, interior e prodotto, in aree principalmente residenziali, terziarie, hospitality. Abbiamo fatto anche qualche piccola esperienza sulla nautica. Sostanzialmente lavoriamo non solo a Milano, abbiamo fatto esperienze all'estero, dagli Stati Uniti all'Europa. Siamo abbastanza aperti e flessibili un po' a tutti i tipi di progetto che abbiano un certo tipo di interesse a portare avanti un pensiero che è poi la filosofia dello studio. E lavoriamo principalmente per committenti privati e con un approccio molto molto sartoriale, quindi ogni progetto è un'avventura, un film, una storia da raccontare che parte dalla tipologia, dal luogo, dalla dimensione, dal tipo di committente, quindi facciamo un lavoro veramente molto artigianale, possiamo considerare, non siamo uno studio strutturato per fare servizi e cerchiamo di fare possibilmente architettura e non vendere servizi per l'architettura. Il mondo dell'architettura e del design per la nostra filosofia di lavoro è un mondo unico, nel senso che le due aree sono totalmente compenetrate, in quanto le esperienze nel mondo del design che abbiamo maturato sono mutuate da progetti di architettura orientale, quindi da necessità di progetto, e da lì sono scaturite le prime esperienze sul prodotto. E viceversa, a volte capita di partire da una forma, dalla forma di un prodotto, da un ragionamento volumetrico su cui stiamo riflettendo, e possa dare origine anche a una forma architettonica. Direi che tutto quello che è il mondo del progetto, dall'interno all'esterno, per me è una sorta di filo conduttore, una sorta di nastro di Möbius senza soluzione di continuità, quindi un'integrazione totale tra outdoor e indoor. Tra i progetti che abbiamo selezionato per questo vostro evento ci sono i due progetti più importanti che riguardano il prodotto. Il MIMA è il primo progetto, il vero prodotto industriale di cui mi sono occupato nel 2008, credo. E il progetto MIMA è una lampada incassata a parete, sostanzialmente verniciata con la parete, quindi quando è off la lampada è invisibile, quando è on la luce filtra attraverso la pittura e quindi nasce una luce molto magica, molto notturna, che l'abbiamo utilizzata per camminamenti eccetera. Questo è un primo prodotto, ha avuto anche una selezione per il Compasso d'Oro 2008, che quindi fa parte anche questo quindi della collezione storica. L'altro prodotto, che è l'ultimo realizzato sempre per Davide Groppi, è una lampada ASHI, che è sostanzialmente un incontro invisibile tra due elementi semplici, sono due bacchette di metallo, quindi due bacchette giapponesi, ASHI infatti è il nome delle bacchette giapponesi, e questo contatto invisibile perché attraverso un particolare snodo che è stato sviluppato da Davide Groppi non è visibile esternamente nessun tipo di giunzione, quindi è un elemento puro che può generare luce in alto, in basso a 45 gradi, quindi una luce da tavolo, da parete, da lettura, integrabile in qualunque tipo di elemento. Anche questa è stata avuto una segnalazione premio come eccellenza dei prodotti lombardi lo scorso anno ed è stata parte anche di un premio americano Interior Design Magazine. Tra i progetti di architettura che abbiamo selezionato mi fa sempre molto piacere parlare di Tech House, che è l'ultimo progetto importante, anche se piccolo in termini dimensionali, perché raggiunge e rappresenta un po' la sintesi del mio pensiero di architetto verso l'architettura, verso sul paesaggio, verso l'integrazione. Un progetto totale dove abbiamo lavorato sull'architettura, sull'interior, sui prodotti che sono stati disegnati appositamente per quel progetto, ed è un luogo magico perché è un luogo che rappresenta il sogno di questo momento di tutti noi, che è vivere immerso in un paesaggio e quasi vivere
sugli alberi, in mezzo agli alberi. E l'altro piccolo intervento è una casa alla Tuile, fatta in montagna, a 2200 metri, in mezzo alla neve, e anche lì un paesaggio estremo, molto interessante, e quindi diciamo, abbiamo dato forma, con una forma molto semplice, abbiamo cercato di riprendere alcune linee essenziali del paesaggio, perché era una sorta di mimetismo tra paesaggio costruito e paesaggio naturale, quindi i colori, la pietra naturale, i legni, i vetri, il paesaggio che si riflette all'interno. Abbiamo creato una sorta di piccolo segno quasi invisibile in montagna, quindi mi piace molto dialogare col contesto, con materiali di derivazione locale, e quindi cercare di integrare il progetto nel paesaggio complessivo.